Buonasera a tutti, è un piacere essere qui con voi. Per chi non mi conosce, il mio nome è Rossella Pani. Oggi faremo una lettura angelica, valida dal 23 gennaio, ok, al 30 gennaio 2023, quindi valida per una settimana. Utilizzeremo tre mazzi di carte. Ok, e suddivideremo la lettura in tre gruppi: gruppo A, gruppo B e gruppo C. Durante la preghiera di protezione, vi chiedo di chiedere ai vostri angeli, al vostro sacro cuore, qual è la lettura più giusta per voi. Potreste anche scegliere più di una lettura o addirittura tutte e tre le letture. Ok, utilizzeremo tre mazzi di carte. Come ho detto prima, abbiamo i sussurri della natura. Abbiamo le carte dei chakra, ok? E abbiamo Work Your Light. E poi alla fine della lettura di questa settimana leggeremo anche un messaggio da questo libro, ok? Iniziamo. Invoco la divina presenza di Dio Dea onnipotente, padre e madre, i miei angeli custodi, il mio sé superiore, gli angeli custodi, il sé superiore di tutte le anime che con tanto amore mi stanno seguendo, gli angeli custodi e il sé superiore di tutte le persone coinvolte. Invoco la coscienza micaelica, Maria Regina Celeste, Maestro Gesù, e vi chiedo con amore vero, puro e sincero, in comunione di intenti con l'Arcangelo Michele, di tagliare tutte le corde di paura, rabbia, gelosia, competizione, tutto ciò che opposto a Dio, alla luce e all'amore, tra me e tutte le persone coinvolte, che riguardano questa vita sulla terra, le altre vite, in tutti i sistemi di realtà, in tutte le dimensioni e in tutte le direzioni del tempo-spazio. Arcangelo Michele, con amore. Ti chiedo di radicare la nostra energia fino al centro della Madre Terra e di sintonizzarci nelle più alte frequenze dell'amore, della gioia, dell'abbondanza, della gratitudine. Ti chiedo con amore di creare uno scudo di protezione impenetrabile all'oscurità, dove possa entrare solo la luce, l'amore più puro e vero di Dio Dea onnipotente, padre e madre. Chiedo massima protezione. Psichica, guida ed assistenza. Grazie, caro Dio, grazie Arcangelo Michele, grazie al Maestro Gesù, grazie Maria Regina Celeste, grazie a tutti gli angeli della coscienza micaelica. È fatto, è fatto, è fatto, e così è, così sia, ora, per sempre e per l'eternità. Ok, iniziamo a mescolare le carte e vediamo un po' cosa gli angeli hanno da dirci. Allora, abbiamo il gruppo A. Purifica l'ambiente. È interessante. Gruppo B, ridi. Ecco, gruppo C è caduta. Chiudi col passato. Vediamo le carte dei chakra. Eccola qui, gruppo A è caduta. Espressione creativa. Gruppo B, empowerment, potenziamento, ok, connettiti col tuo pieno potere, interessante. Ecco il mio cagnolino che abbaia e vuole essere coccolato, fai il bravo, su. E qua il gruppo C, abbiamo saggezza dell'amore e compassione. Che bella questa carta, anche perché il chakra del cuore, invece l'altra carta del potenziamento è la carta del guerriero. Sì, il mio cagnolino quando vuole le attenzioni si fa sentire. Ok, continuiamo. Gruppo A con le carte di Work Your Light.
Vediamo cosa ci vogliono dire gruppo A. Se riesco a prenderla. Gruppo A, concilio della luce. E qua è la coscienza micaelica che sta parlando, gli aiutanti spirituali sono giunti in soccorso per aiutarti a assisterti. Gruppo B, vediamo un po'. Pilastro di luce. Le tue frequenze si stanno innalzando. Guardate che bella questa parte. Fantastico, infatti è empowerment, è pilastro di luce. Bene, per le persone che hanno scelto il gruppo B c'è un aumento nella frequenza, nella vibrazione, quindi anche nei risultati, no? Ok, radicamento per il gruppo C, l'invito al radicamento, anime infinite. E ora vediamo cosa gli angeli hanno da dirci. Iniziamo con la prima carta del gruppo A. È venuto il momento di pulire intorno a te l'ambiente in cui vivi. Purifica l'ambiente, pulisci, ordina i mobili e gli oggetti in un modo armonioso, magari anche seguendo la tecnica del Feng Shui. Hai bisogno di creare un ambiente armonico, un ambiente armonico e protetto. Dove fare il tuo lavoro se lavori da casa, dove vivere tutti i giorni, dove rilassarti, pregare, meditare. Hai bisogno di veramente purificare l'ambiente, di praticare la protezione psichica, ok? E in molti casi questa carta sta a significare di tagliare le corde con persone o ambienti che non servono il tuo. Scusa, il tuo massimo bene. È venuto il momento di tagliare queste vecchie corde di paura basate sull'ego. Hai bisogno di rinnovare la tua energia, hai bisogno di riconnetterti con la tua arte creativa. Espressione creativa è richiesta per il tuo massimo bene. Usa i tuoi doni creativi, va bene, ed esplora le vie per espandere e crescere. Hai bisogno veramente di rinnovarti. Ti faccio un esempio: se sei una maestra spirituale, forse è venuto il momento di scrivere quel libro, ma anche se sei un coach, se sei una scrittrice, o forse hai bisogno di dipingere, forse hai bisogno di scrivere dei post. Per parlare ed esprimere la tua sensibilità, per far conoscere al mondo chi tu sei veramente nella tua creatività, nel tuo pieno potere. Sei assistita dall'alto, la coscienza micaelica, gli angeli, i maestri, Gesù, sono tutti qui con te. Ci sono degli aiutanti spirituali molto potenti che ti aiuteranno nei tuoi progetti, nei tuoi progetti creativi, nei tuoi progetti futuri. Quindi prega di più, connettiti di più, fai pulizia, chiudi col vecchio, chiudi con ciò che non serve il tuo massimo bene, allinea le energie e le frequenze nella direzione giusta e vedrai che riuscirai a fare l'upgrade, a cambiare frequenza. Va bene? Bene. Passiamo al gruppo B. Gruppo B c'è bisogno di ridere, di scherzare, di gioire, di godere della vita. Guarda dei film comici, guarda dei film allegri, fai emergere la tua simpatia, ridi e scherza con le persone che ami, con i tuoi amici, i tuoi parenti, i tuoi cari, ridi, divertiti, goditi la vita perché hai veramente bisogno di fare questo. Questo aumenta le frequenze. Lavora con la gratitudine, col grazie. Questo porta alla gioia. Hai bisogno di riconnetterti con la bambina interiore, col bambino interiore e di riconnetterti con la gioia più pura. Va bene? C'è proprio perché c'è proprio questo richiamo da parte della tua anima di innalzare le tue frequenze. C'è una guerriera di luce dentro di te, c'è un guerriero di luce, c'è
tanto potere personale e spirituale dentro di te. Invoca quel potere dentro di te, va bene? E stabilisci il tuo posto nel mondo. È venuto il momento di firmare il contratto con te stessa, è venuto il momento di portare la tua voce nel mondo, ok? C'è un pilastro di luce, c'è grande sostegno. Tu sei molto connessa, connesso con i reami più alti. Tu sei l'oracle, tu sei, come dire, tu sei il canale, tu sei, hai veramente il potere di inseguire e di seguire la strada che ti è stata indicata. Agisci e veramente fai vedere al mondo chi tu sei, perché tu vali, perché hai il potere, perché hai le capacità. Abbi fiducia in quella forza interiore che ti sta guidando, che ti sta spronando e che ti sta innalzando ed elevando nella direzione più giusta per te e per il tuo massimo bene. Bene, anime infinite, passiamo al gruppo C. Gruppo C, chiudi col passato, pulisci il passato anche per voi. Pulizia, chiudi con le relazioni tossiche, chiudi col passato nel senso che non rimanere aggrappata al dolore, alla sofferenza, a tutto quello che hai subito, anche se si tratta di cose gravi, perdona, impara, guarisci e riconnettiti con la gioia, con la forza della tua anima. Devi guarire il tuo cuore ti sta chiamando. Questo rappresenta questa carta è il chakra del cuore. Il perdono ti aiuta ad aprire il cuore, aiutarti a vibrare e ad ascoltare la voce del tuo sacro cuore, della tua anima che ti sta chiamando. C'è bisogno di riconnetterti con la voce dell'anima. Hai una grande saggezza, devi solo ritrovare l'armonia attraverso il perdono e la compassione. Va bene? Veramente ce la puoi fare. Ce la puoi fare a fare questo upgrade, chiudi col passato, sintonizzati nel presente e proiettati sul futuro, ma hai bisogno di vivere radicata alla terra. Per manifestare i sogni della tua anima è fondamentale il radicamento. Mangia cibi della terra, mangia cibi naturali, verdure come zucchine, mangia le melanzane, mangia le patate, mangia i pomodori, mangia i cibi che nascono proprio a contatto con la terra, ti aiutano a radicarti, pratica la meditazione dei chakra, dell'energia che attraverso il sé superiore scende fino al centro della madre terra, ti aiuta un attimino a rimanere radicato. Esci dalla mente, esci dal caos, esci dalle basse frequenze, centrati nel tuo sacro cuore e miracoli infiniti accadranno nella tua bellissima vita. Ora chiedo all'Arcangelo Michele il messaggio più giusto per il massimo bene di tutte le persone coinvolte. Ok? Le certezze sono pure illusione. Quante persone vogliono iniziare un qualcosa nella propria vita solo se hanno la certezza di avere successo? Questo è sbagliato, dicono gli angeli. Segui il tuo cuore, il successo è garantito perché è il tuo cuore che ti sta guidando. Non puoi andare nel futuro e dire: ah, va bene, allora andrà tutto bene, quindi posso iniziare questo progetto. No, agisci se credi nel tuo progetto, se credi in te stessa, se sei guidata in questa direzione, vai avanti e non fermarti. Le certezze, le sicurezze sono un'assurda invenzione utile a chi desidera delle scuse per frenare i suoi impulsi vitali. Non potrai mai essere certo di farcela, nessuno al mondo potrà garantirlo, però agisci, agisci, credi che ce la puoi fare, senti che ce la puoi fare.
l'hai fatta, senti che hai raggiunto quel tuo obiettivo e tutte le energie si allineeranno a te, va bene? La certezza è dentro di te, non è fuori di te. Bene, anime infinite, abbiamo concluso la lettura per questa settimana. Volevo ricordarvi che mi occupo di facilitare la lettura angelica con l'utilizzo delle carte o come connessione diretta con l'Arcangelo Michele. Facilito anche le sessioni di riequilibrio energetico per riportare equilibrio nella tua vita a livello fisico, mentale, emozionale e spirituale, laddove tu hai più bisogno per il tuo massimo bene e per il massimo bene supremo. Queste frequenze sono, ti riconnettono con la tua vera essenza, col tuo scopo nella vita, con la tua anima, ti aiutano ad allinearti a quello che è più giusto per te e per il tuo massimo bene. Quindi entrare in frequenza con queste frequenze di luce aiuta ad armonizzare l'intero tuo campo energetico e quindi la vita stessa. Mi occupo anche di facilitare Logos Healing, un metodo molto potente che si avvale del potere della parola ed è utilissimo per cambiare la nostra energia, per eliminare tutti i sistemi di credenze, le paure, i blocchi, i traumi del passato, tutto ciò che ci sta impedendo di vibrare nella frequenza delle più alte frequenze della gioia, della gratitudine, dell'abbondanza, attraverso anche il processo di riprogrammazione, vanno a sostituirsi i vecchi programmi con nuove informazioni per allineare il nostro subconscio alla nostra volontà, quelli che sono i nostri obiettivi e i nostri sogni. Quindi prendi in considerazione di fare un percorso di coaching con me, one to one o di gruppo. Inizierà a partire dal 15 febbraio il mio nuovo percorso di coaching per imparare a connetterti con le nuove frequenze di luce. È un percorso potentissimo dove accederai tu stesso alle nuove frequenze, potrai interagire con esse, potrai facilitare il riequilibrio energetico sulle altre persone e potrai fare esattamente le stesse cose che faccio io. Imparerai anche il Logos Healing per eliminare le credenze legate all'abbondanza, legate ai blocchi, legate alla salute. Insomma, si può lavorare in tantissimi livelli, è un percorso meraviglioso, massimo 10 posti disponibili, quindi contattatemi e prenotate il vostro posto. C'è ancora posto, va bene, ancora 6 posti disponibili. Io vi saluto, vi abbraccio, vi auguro una settimana piena di gioia e di gratitudine. Un bacione, a presto, ciao.